Ebbene, per capire che cos'è uno spazio normato, consideriamo uno spazio V, uno spazio vettoriale astratto, dove all'interno non è detto che gli elementi siano dei vettori pensati come delle frecce. All'interno di questo spazio potrebbe esserci qualsiasi cosa, delle funzioni, delle matrici, dei tensori, qualsiasi oggetto matematico. Per essere però uno spazio normato, in questo insieme deve esserci una certa funzione speciale chiamata norma, indicata matematicamente dalla notazione a doppia stanghetta. Vedete, la norma di un certo elemento è una funzione, ovviamente, che prende un elemento di questo spazio ed associa ad esso un numero reale. Quali sono le proprietà che questa norma deve soddisfare per essere identificata come una norma? Anzitutto, la norma deve essere maggiore di zero, cioè non può essere questa norma negativa, deve essere positiva per qualsiasi elemento dello spazio. Poi, ovviamente, se questa norma è nulla, questo vuol dire che era nullo l'elemento nell'input, cioè la norma è zero se l'elemento v che gli assegno, che gli do in ingresso, è zero. Poi, se prendo un elemento dello spazio e lo moltiplico per uno scalare, quindi lo contraggo o lo allungo, quando vado a valutare la norma sul prodotto di uno scalare per un vettore, allora questo è come dire che moltiplico separatamente il modulo del valore per la norma del vettore. Quindi questa proprietà è una sorta di omogeneità della norma in cui però l'elemento reale viene naturalmente reso positivo dal modulo. Infine, la cosiddetta classica relazione di Minkowski, la disuguaglianza triangolare, mi dice che se io prendo due vettori di questo spazio e li sommo insieme e poi vado a valutare la norma sulla somma, questa quantità è sempre minore della somma separata dei due elementi. Questo si traduce, si eredita dal fatto che queste norme sono i cateti di un triangolo. Se rappresentiamo geometricamente questa relazione, dalla geometria elementare sappiamo che in un triangolo qualunque, preso un cateto, preso un lato di questo triangolo, allora questo lato è sempre minore della somma degli altri due. Quindi, riassumendo, uno spazio vettoriale V munito di norma prende il nome di spazio normato, cioè è uno spazio che è dotato della norma. Questo ci consente di misurare le lunghezze degli elementi di questo spazio. Cioè noi attraverso la norma, se prendiamo un elemento di questo spazio, sappiamo dire matematicamente quanto è lungo questo elemento, cioè qual è l'intensità di questo elemento. Vediamo ora qualche esempio di spazio normato. Vedete, lo spazio Rn, che conosciamo tutti perché lo abbiamo studiato tantissime volte, è uno spazio normato, perché se io, vedete, considero un vettore di questo spazio Rn, prendo un elemento di Rn e definisco come norma la radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti di questo vettore, questa è una norma, una definizione buona di norma, perché deriva dal teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora mi consente di calcolare la distanza, sappiamo, tra due punti, che si può tradurre nella lunghezza di un cateto. E questo è espresso dalla norma standard. Stesso discorso se ci concentriamo sullo spazio dei numeri complessi, sulle n-tuple di numeri complessi e definiamo come norma il modulo di un numero complesso, allora C diventa uno spazio normato. Ma questi sono degli esempi classici. Alcuni esempi tipici sono questi qui, vedete. Lo spazio delle funzioni continue nell'intervallo 0,1 a valori reali è uno spazio normato nel momento in cui, vedete, io introduco questa sorta di norma particolare che è definita come il massimo, il valore massimo che la funzione assume nell'intervallo, vedete, nell'intervallo da 0 ad 1 ci sarà un certo valore massimo, vedete dove coincide con questa altezza, questa qui è la norma di questa funzione. Uno definisce la norma ovviamente secondo dei criteri ben specifici e questo è un criterio di norma. Poi ovviamente se uno in uno spazio definisce più norme,
può definire una sorta di equivalenza tra queste norme. Per esempio, io potrei definire la norma 1 e la norma 2 e dire che queste due norme sono equivalenti quando, vedete, esistono due valori reali, tale per cui questa diseguaglianza fa sì che, ad esempio, la norma 1 è confinata per il tramite di questi valori, m minuscolo ed m maiuscolo, è confinata dalla norma 2. Ma la proprietà più importante che collega, che correla gli spazi metrici a quelli normati, è la norma cosiddetta indotta. Cioè, vedete, se io considero un certo spazio normato, munito di norma, automaticamente lo spazio normato diventa metrico. Perché le norme, questa è una caratteristica tipica, classica, le norme danno origine sempre a metriche. Cioè, se io ho una norma, vedete, quindi una funzione che, dato un elemento dello spazio, mi dà la sua lunghezza, posso definire la distanza attraverso la norma a partire da questa formuletta qui. Cioè, la distanza tra due elementi dello spazio V è data dalla norma della differenza di questi elementi. Questo perché? Perché se io vado a visualizzarlo geometricamente, questo fatto si traduce, vedete, in questa geometria in cui la norma della differenza è proprio la distanza, vedete, questo cateto di questo triangolo, che coincide con la distanza tra V e V doppio in questa figura. Quindi la distanza tra due elementi si può ottenere dalla norma. E questa è una proprietà importantissima, la norma indotta. Quindi, riassumendo, tutti gli spazi normati, tutte le norme, danno origine a metriche.